Buongiorno ragazzi, oggi sono alla Spezia, sto scaricando questa merce qua alla Spe di Mare, su sulla collina qua di Spezia, poi me ne vado a Novi Ligure a caricare i coils per la Spagna e poi le porterò al porto a Vado Ligure lì, giù. Savona. Che vi devo dire, dai. Poi vi racconto alcune cose. Ciao per ora, ragazzi. Allora, ragazzi, ho scaricato qui a questo termina che era stato chiuso per tanti anni, adesso lo hanno riaperto. Ora me ne vado su a Nove Ligure. Devo caricare i coils per la Spagna, come vi ho detto prima, e lasciare il rimorchio lì a Vado Ligure, poi da là riprenderà qualche cosa là, non penso che mi dica di venire giù nel trattore. Qua la giornata è nuvola, sembrava che dovesse essere buona tutta la settimana, ma qui il sole vede poco. Adesso uno di quei rimorchi ex Arcese là che sono andato a prendere da Arcese a Trento e poi gli hanno fatto mettere il telo con i loghi dell'azienda. Ogni volta che avevo il rimorchio lì è sempre un tenno all'otto per il discorso del tetto, perché ce n'è qualcuno che si aprono bene, ce n'è qualcuno che ti fanno sputare il sangue. Speriamo di non aver indovinato uno di quelli. Poi per il resto non sarebbero nemmeno male, dai, lo chassis è buono, è uno Smith, sono quelli zingati, non arrugginiscono, però non sono nuovi, dai, non sono nuovi. Loro invece si ostinano a ritenerli rimorchi nuovi, ma non sono nuovi. Guardiamo se qua hanno aperto la strada, passo da qua.
eccomi ragazzi, sono arrivato all'Ilva. Là c'è già un collega, una ditta esterna. Cazzo, col tetto aperto l'hanno fatto uscire. C'è nessuno? È andata di lusso, si è aperto subito.